comunista italiano. Per la nostra rubrica Accadeva 30 anni fa, vi proponiamo il servizio che fu realizzato quel giorno dal collega Gianni Montanari. Viva questo partito! Viva la pace! Viva l'ideale! Questo è il carisma della democrazia! L'alternativa democratica e la democratizzazione interna del partito sono stati i temi centrali delle conclusioni di Pietro Ingrao al 18° congresso provinciale del Partito Comunista. Un'ora e mezzo di discorso interrotto dai frequenti applausi del pubblico che riempiva l'intero palasport. L'alternativa democratica è già nell'oggi, non è una politica per il domani, ha detto Ingrao. La politica infatti non si riduce al governo e il Partito Comunista ha già vinto fondamentali battaglie come il divorzio e l'aborto. Il discorso si è poi sviluppato sui soggetti sociali emergenti, tema assai caro al leader comunista. Al Partito Socialista Ingrao ha chiesto di contribuire insieme al suo partito per dare una risposta ai bisogni dei nuovi soggetti sociali. Per la questione governo ha invitato i cugini del Garofano a cercare voti nel territorio democristiano. Sono contento se il Partito Socialista avanza, ha detto Ingrao, ma se è solo il PC a perdere voti, anche i socialisti si indeboliscono rispetto alla Democrazia Cristiana. Le conclusioni hanno rimarcato il notevole livello dei quasi 100 interventi al congresso che hanno forse trascurato solo il recente accordo Confindustria-Sindacati. E questo accadeva a Reggio 30 anni fa. Festa oggi invece in città per...